Signori miei, buonasera, inizia il quarto atto di Uncharted, iniziamo oggi Uncharted 4 e ci sposteremo praticamente da un gioco per PS3 rimasterizzato per PS4 a un gioco per PS4 rimasterizzato per PS5. Ovviamente ragazzi ci sarà uno stacco grafico della Madonna, è una storia che come detto abbiamo già percorso nel 2020 quando lo pubblicammo praticamente per PS4, con la registrazione direttamente dalla Play. Insomma, fu un lavoro che a volte lo guardo e mi metto le mani nei capelli, però ora che abbiamo lo studio, la webcam e tutto quanto, facciamo le cose in maniera più professionale possibile e cerchiamo anche di alzare di parecchio la qualità del tutto. Perché ragazzi, se andiamo a cercare sul mio canale, troviamo... andiamo qua, Uncharted... Ecco cosa feci, tra l'altro questa era la mia intro vecchia. Qualità 1080p, sì, col cazzo 1080. Però cioè capite che già la grafica non era male all'epoca. Adesso su PS5 con una scheda d'acquisizione che costa i soldi, potete ben capire che faremo un gran bel lavoro. E allora è arrivato il momento di iniziarlo, se non prima che devo cambiare l'overlay perché c'ho ancora Uncharted 3. E ok ragazzi, infiliamo le cuffie e iniziamo questa avventura che già insomma si presenta così e io non ho niente da dire, veramente. Sony Interactive Entertainment presents un gioco della cane arrapato. Già un 60 fps sparato così, schifo non fa. Cane arrapato, appunto. Italiano, dai. Audio. Lingua italiana, ok. Continuiamo, dai. Fine di un ladro o eredità perduta. Eredità perduta, ragazzi, ovviamente lo faremo dopo aver fatto il 4, però ovviamente dobbiamo partire da ciò che viene prima e quindi ragazzi sarà Uncharted 4, fine di un ladro. Extra cosa c'è? Tesori? Nessuno? Tra l'altro a differenza di The Last of Us non mi ha importato i progressi, va bene. Nuova partita, ok, ma va bene, non mi interessa, medio. Ok, agganciamento mio no. Andiamo avanti. Ah sì, scusa. Ci sono ancora i salvataggi così, perfetto. Sono un uomo di Ventura, devo seguire il mio destino. Henry Avery, 1694. Scusate, il raffreddore si fa un po' sentire. Vabbè ragazzi, c'è neanche paragone. Tra l'altro è divertente perché la remaster della trilogia è uscita lo stesso anno che è uscito questo gioco, quindi praticamente 5 anni dopo Uncharted 3, ma in 5 anni è stato fatto un progresso assurdo. Io però voglio i sottotitoli. Voglio i sottotitoli. Opzioni. Audio. Voglio i sottotitoli. Video. Non sono i comandi. Gioco. Oh, ma mi avevi detto di sì prima, poi me li hai tolti. Nathan! Ci sono le costole! Sì, lo so, e accelera! Strano che non si inizi con Sullivan.
Ok, acceleriamo. Non prosegui verso l'isola, io li tengo a bada. Ok, ma fai il tuo lavoro. Oh cazzo, stanno arrivando. Non è che li devo speronare così? Oddio, sì, sì. Ok. Beh, poco irrealistico, eh. Ok. Boom. Poi un altro. Che poi l'isola, sapete dov'è? Vieni qua. Ricorda molto Assassin's Creed Black Flag, che iniziano fragando su un'isola. Oh cazzo. Prosegui verso l'isola e cerca di non restare in scia. A sapere qual è la scia. Vabbè, finché non ci chiappano è bene, ma tanto so che ci chiapperanno prima o poi. Appunto, come non detto. Spostati. Ce l'abbiamo rischiata subito, eh. La nostra barca, praticamente. Sto bene. Cos'è rimasto della barca? Nulla. Dannazione. Ok, remake praticamente della prima missione del primo Uncharted. Anche qui non muoiono mai? Muori. Finalmente. Godo. Il karma non perdona. Si può guidare? O arriva un'altra barca come Uncharted 1? Arriva un'altra barca come Uncharted 1, ho capito. Come va col motore? Ah, si ricarica con triangolo. Bello. No, è palesemente remake di Uncharted 1. Dai, per forza. Praticamente ammazzi chi c'è sulla nave e quella va. Fantastico, bellissimo. Ce l'ho fatta. Funziona. E forza, andiamoci. Vai, via di qui. La dritta verso l'isola. Speriamo di arrivarci, ma non credo. Scogli, davanti a noi. Come gli scogli? No, eh. Si è suicidato, grazie. Sto facendo il possibile. Ok. Mi raccomando, gli scogli, raga. Sulla tua destra. Tengo attento. Oh, cazzo. E dai. Nathan. Nathan. Mio nome. Cosa dobbiamo... Sempre da bambino, come Uncharted 3. Ormai sarai stufo delle mie prediche e io sono stufa di ripeterle. E ora dovrai stare qui con me per il fine settimana. Vabbè, stacco grafico, non c'è proprio paragone. Non mi importa. Sì, è questo il vero problema. Perché devo essere l'unico a stare in punizione? Perché hai iniziato tu, Larissa? Non voleva ridarmi il mio libro. Ti avevo detto di tenere in camera quei libri. La colpa è soltanto tua. Questo non gli dà il diritto di rubarmeli. Quindi pensi che ti dia il diritto di tirargli un pugno? Non era solo per il libro. Era per tutto. È incazzato. Per cosa allora? Niente. Lo dirò al confessore.
Nonostante i miei sforzi, sembri davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello. È un peccato. Cazzatissimo. Ma poi perché si trova lì? Lo scopriremo, eh. Sam! Va raggiunto. E allora capitolo 1 sia il richiamo dell'avventura. Prima c'è stato il prologo che... vabbè, tanta roba, bello, però comunque lo includiamo nel capitolo 1, sennò poi ovviamente diventano troppe cose. Troppo scivoloso. Ah, ci si arrampica qui. Ovviamente la struttura del gioco non è cambiata. Cioè, come è fatto il gioco... è sempre quello, però secondo me è fatto assai meglio. Che poi se giochi... aspetta un attimo. Ad Uncharted 4 direttamente, come purtroppo ho fatto. Anzi, il mio primo Uncharted è stata l'eredità perduta. Pensate un po'. Non assapori il miglioramento, ma datemi retta, se cominci dal primo, lo assapori molto di più. È nostro dovere aiutare i ragazzi come lui. Ma rischio di trascurare le decine di altri ragazzi sotto la mia tutela. Cosa vuole che faccia? Già come la penso. Oh, no, non sono ancora disposto ad arrendermi. Non può rimandare il problema. Senta, parlerò con lui domattina stessa. D'accordo? Buonanotte, padre. Notte. Dove devo andare? Di là. Dove vai? Oh, perfetto. L'ha lasciata aperta. Goloso. Oh, è la mia cartella. Si può leggere come The Last of Us. Orfanotrofio, è vero. Orfanotrofio, San Francis... Beh, Nathan non tanto felice come cartella. Qua immagino che sia chiusa, vero? Accidenti. E già applichiamo lo stealth alla prima missione. Fantastico. Devo arrivare a quella finestra. Ok. Forza. Muoviti, sorella. Certo che se stai zitto... magari. No. Bonoli. La suora che fuma. Mettiti a guardare il panorama, dai. Questo comando mi mancava. Ecco, forse The Watch Dogs qua, per esempio, potremmo attirare il nemico dall'altra parte della stanza, hackerando. Ho di nuovo dimenticato le chiavi. Potrebbe aprirmi il cancello. Arrivo, padre. Via. Andiamo. Ok. Sinistra. E su. Su. Su, su. Su, 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 su. Sperando che non crolli, tanto... sapevo. Ormai ci siamo abituati, ragazzi. Sam! Che succede? Quello è il suo zaino? Wow, devi imparare a guardarti le spalle. Certo. Ehi, è bello vederti, fratellino.
Cosa? Cos'è questo? Ma scherzi, di nuovo? Non è niente. E il patto? Lasciarti nei guai? Ma ci spalava merda addosso. Allora? Ha detto che papà ci ha scaricati perché siamo un peso e mamma è all'inferno per... Nathan, dai, lo dicono solo perché sanno di ferirti. Capito? Devi imparare... Io li picchierei lo stesso, ha ragione. Non ridi. Fai quel che dico, non quel che faccio. Tieni. O prendi freddo. Forza. Quindi, perché sei venuto qui così? Se le suore ti beccano, chiameranno la polizia. Ho un regalo per te. E non può aspettare Natale. Cosa? Natale? No. Incazzarsi nei guai? Beh, questa è un'eccezione. Bel salto. Vieni qua, triangolo. Ah no, X. Triangolo è quando stai sotto. Bruttissima battuta. Doppio senso assurdo. Questo posto è deserto. Dove sono gli altri? Ha un ritiro religioso. Me li ricordo. Che poi praticamente vi confesso la verità, ma io ho dovuto giocare per forza Uncharted 1, 2, 3 perché poi potevo giocare questo. Non potevo portare tutti quanti riskippando tutta la storia un'altra volta. Quindi sì, se mi volete dire che Uncharted 1, 2 e 3 sono stati un peso, è vero. Poi alla fine un peso non sono stato perché sono stati molto belli. Di qua. Però niente di comparabile a questo. Ci siamo quasi. Minchia che salto. È stato facile. Questa deve essere in Inghilterra comunque, perché Drake è inglese. Credo. Cavolo. Non l'hai puntellata? Ma l'ho fatto. O almeno credevo di averlo fatto. Non importa, passeremo dall'alto. Tu seguimi. Guarda qua. Rampins. E ora siamo pronti a salire. L'hai mai fatto prima? Un paio di volte. Buttami la corda, stronzo. Tocca a te. Ah, L1, ok. Ah, ok. E tu cosa combini? Lavoro soprattutto. Esci ancora con quella tipa? Chi? Crystal? Ma abbiamo alti e bassi. Per ora soprattutto bassi. Dove andiamo? Ok, non l'avevo visto, scusa. E ora? Niente paura! Niente paura! Non niente paura! Puoi farcela! La pigliare in corsa, va, ti sa mai. Bene, oddio. Visto? Niente di che. Già. Una passeggiata. Proprio. Che è il salto della fede alla fine come Assassin's Creed? Sul campanile? Fortissimo. Di qua, ti seguo. Minchia, per fuggire da un orfanotrofio tutto questo, ma io ci rimanevo dentro. Oh, è arrivato l'accovacciamento, che bello. Ok. Dai, resta al centro. Procedi con me. Dici che è peccato. Ok. Dritto. Non buttiamoci qua che sennò si frulla giù. Sì, vai avanti. Comunque bello per è bellissimo per imparare le tecniche base. Non suicidarti che non ce n'è bisogno. Che poi volevo saltare, ma avrei fatto bene. Via.
Dai, sul campanile, forza. È troppo alto. D'accordo, allora fai il giro. Ma come fai il giro, stronzo? Vabbè, dai. Poteva andare peggio. Poteva piovere, shit. Bel panorama. Sì. Non male. Eri già stato su? Su questo tetto? No. Sai dove devi andare, giusto? Fanculo. No. Aspetta qui e guardami. Aia, bruttissimo, non lo voglio fare. Coraggio, dai. Ok. Merda! T'ho preso! Minchia, che culo. Andiamo. Ce l'ho fatta. Sì, certo che sì. Sai cosa? È qua? Questa volta lo fai tu. Va bene. Davvero? Sì. No, per finta. Io ti vengo dietro. Bravo, Nathan. Ok? Proviamo. Wow! Aspetta. Ho capito che c'è da fare, però voglio fare meglio. Bene così. Come sia tornata la corda da lui, non lo so, non lo voglio sapere. Adesso basterebbe andare in strada, no? Dai, dopo di te. Che cazzo fa? Alleluia. Così si fa. Siamo liberi. Bene. Che te ne pare? Eh? Wow, hai preso la 250. 250? Che stai farneticando? No, è la 500 due cilindri. Incredibile. Due cilindri, capito? Dove l'hai rubata? Wow. È un colpo basso. Ok, devi sapere che sono... uno stronzo. Cambiato. L'ho comprata lavorando sodo. Dai, su, monta in sella. Cosa? Quando fai queste sorprese è perché... cerchi di farti perdonare. Tu sei fin troppo sveglio, lo sai, vero? Va bene. Ho trovato lavoro. Pagano bene. Molto bene, ma... starò fuori città per un po'. Quanto sarebbe un po'? Ah, circa un anno. Al massimo, ma tornerò prima che tu te ne accorga, credi. E dove va a vivere? Oh, smettila, non essere così tragico. Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? Come puoi farmi questo, Sam? Ehi, lo faccio per il tuo bene. Quei soldi saranno utili a entrambi. E nel giro di un paio d'anni riuscirai... Un paio d'anni? Portami con te. No, mantengo a stento me stesso. Contribuirò. Senti... E come? Non sai quanto. Sì, ma ora per te è la soluzione migliore. E che mi hai fatto fuggire a fare? Davvero, fidati di me. Non è giusto. Ehi, abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata, no? Certo. Beh, sai, la moto non era l'unica sorpresa. E dovrò svelarti la seconda. Cosa? Ho trovato le cose di mamma. Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente. Ti avverto, se lo dici solo per consolarmi. No, te lo giuro. Dove? Ah, al di là della città. Che ne dici di andare a prenderle? Vuoi dire rubarle? Beh, non puoi rubare ciò che ti appartiene già. Eh sì. Non credo che la polizia sia d'accordo. Allora non facciamoci beccare. Te la senti? Ovvio che sì. Si salta di palo in frasca, ragazzi. In carcere.
quello che sperava, eh? Perché in carcere? Dovrai impegnarti un po' di più, amico. Cioè, acabemos con esto. Fatti sotto. Fatti sotto, ci penso io. Tanto, con tutto l'allenamento di Uncharted 3. Non sai peleare, eh? Eh sì, il triangolo. E il cerchio quando ti trattiene. Tu empezaste, però io voglio acabarlo. Va a vedere come ti sale questa. Aspetta. Che tal esto? Basta. Op, 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 op. Brucia come un uomo. Va bene, te la sei cercata. Beh, te la sei cercata, ma quelle che le sta pigliando siete Drake, eh? Toma esto, pendejo. Es por meterte con nosotros. Ok, oh. Naso sanguinante, signori. Te vas a arrepentir. Andiamo. Capito, Drake, ma ne dai una, le prendi otto. Voglio matar come mierda. Vai, là. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Lasciami. Ya basta. ¿Quieres hacerlo? Dagliele così. Non era una risa, eh? Vero, piccoletto? Vuoi ammattare, dico come merda. Chiamami quando sarai abbastanza alto per le giostre. No! Solitaria! Caglialo! Devo stare sperando a chi, eh? Madonna, le texture sono fatte benissimo. Sì, vabbè, dovevo dirlo, scusate. Era d'obbligo. Apre. Andiamo. Quanto tempo dovrò restare qui dentro? Eh? E dov'è il bagno? Per sempre. Ce l'hai davanti. Divertiti. Sicuro. Gracias. Ma poi perché è imprigionato laggiù? Mi viene da pensare. Fratello? No. Alzati. Guarda, stavo facendo un gran bel sogno. Ehi, ehi, va bene, piano. Oh, che piano. Capitolo 2, un luogo infernale. Alla prossima volta.